Parliamo oggi di tumori neuroendocrini. Per i pazienti con tumori neuroendocrini dell'intestino arrivano ottime notizie dal Congresso americano di oncologia, l'ASCO, durante il quale sono stati presentati nuovi risultati di uno studio importante che si chiama NETTER-1, che ha confermato come il trattamento con un radiofarmaco che si chiama lutezio 177 dotatate offre un beneficio clinicamente rilevante di sopravvivenza ai pazienti con tumori neuroendocrini del piccolo intestino in stadio avanzato. Ma che cos'è questo farmaco? Come agisce? Quali potrebbero essere le ricadute di questo studio e più in generale qual è il ruolo della terapia con radiofarmaci nel trattamento di tumori neuroendocrini e non solo? Noi ne parliamo con un esperto, il dottor Nicola Fazio. Dottore, ci spieghi innanzitutto che cos'è questo farmaco, il Dotatate marcato con lutezio 177 e come agisce? Si tratta di un radiofarmaco, vale a dire un radionuclide, un radioisotopo, che è il lutezio 177, che è un emittente di beta particelle, che è collegato ad un peptide che è l'octreotide o octreotate in questo caso, che va a legarsi al recettore della somatostatina, che è il target sulla cellula tumorale. I due sono legati tra di loro da un chelante, che è un acido DOTA, quindi diventa lutezio 177 DOTA peptide o DOTA tate in questo caso. E quindi in sostanza si tratta di un radiofarmaco. In questa maniera il radiofarmaco arriva sul bersaglio preciso, che è il recettore sottotipo 2 della somatostatina, si lega al recettore e viene internalizzato all'interno della cellula tumorale. In quella maniera il radionuclide è in grado di emettere le sue radiazioni, in realtà irradia per qualche millimetro di profondità. Questa è quindi la modalità con cui il peptide trascina con sé il radionuclide per portarlo ad esercitare una sorta di radioterapia mirata in loco. Al congresso dell'ASCO sono stati presentati nuovi risultati di uno studio importante che si chiama NETTER-1, nel quale si è valutato questo farmaco che lei ci ha appena descritto in pazienti con tumori neuroendocrini dell'intestino. Ci spiega in sintesi in che cosa consiste questo studio e quali sono gli ultimi risultati presentati al congresso? Sì, lo studio NETTER-1 è uno studio di fase 3 randomizzato prospettico che confrontava il lutezio 177 dotatate con l'analogo della somatostatina ad alto dosaggio, al dosaggio doppio rispetto a quello normale. Questo studio si proponeva di verificare se la terapia radiorecettoriale fosse superiore all'analogo della somatostatina a dosaggio doppio in termini di progression free survival, l'intervallo libero da progressione tumorale, che era l'obiettivo primario dello studio. Questo fu dimostrato ampiamente, con un vantaggio statisticamente significativo, un vantaggio molto cospicuo in termini di PFS, e questo vantaggio rilevante portò all'approvazione da parte dell'FDA e dell'EMA della terapia con lutezio 177 dotatate nei tumori neuroendocrini del piccolo intestino in progressione ad analogo della somatostatina. All'ASCO di quest'anno sono stati presentati i risultati aggiornati della sopravvivenza globale dei pazienti, che era un obiettivo secondario dello studio. Con un follow-up mediano di oltre 6 anni è stato dimostrato un vantaggio netto in termini di sopravvivenza globale a favore del lutezio 177 dotatate rispetto all'analogo della somatostatina octreotide LAR a dosaggio doppio rispetto a quello normale, che tuttavia non ha raggiunto la significatività statistica. Il vantaggio, dicevo, in termini clinici è stato notevole, 12 mesi circa di mediana in più di sopravvivenza, ma l'obiettivo statistico dello studio mirava ad un vantaggio ancora superiore. Una giustificazione in termini metodologici e statistici di questo mancato obiettivo statistico può rientrare nel crossover che questo studio ha permesso, in quanto circa il 40% dei pazienti che erano nel braccio dell'analogo della somatostatina avevano poi ricevuto dopo progressione la terapia radiorecettoriale, e questo ovviamente va ad inficiare poi la potenza statistica per valutare quella
vantaggio di sopravvivenza. Rimane un chiaro netto vantaggio che conferma quello che già emergeva nei primi risultati dello studio anche in termini di sopravvivenza globale. Dottore, ma quindi un vantaggio clinicamente rilevante, e in che modo quindi il risultato dello studio Netter 1 potrà influenzare l'algoritmo terapeutico dei pazienti con tumori neuroendocrini e che cosa rappresenta questo risultato per i pazienti? A mio modo di vedere, i dati presentati all'ASCO di quest'anno dell'Lutezio 177 dotatate dello studio Netter 1 confermano quello che in sostanza noi avevamo già realizzato dopo la pubblicazione dei primi risultati dello studio, cioè che la terapia è sicuramente vantaggiosa in termini rilevanti rispetto all'analogo della somatostatina a dosaggio doppio, in termini di intervallo libero da progressione e probabilmente anche in termini di sopravvivenza. Rimane il fatto che dal punto di vista statistico questo vantaggio sulla sopravvivenza non può essere confermato. Dal punto di vista clinico ciò non cambia nulla in termini di collocamento di questa terapia e di considerazione dell'efficacia della stessa. È ovvio che se fosse stato centrato statisticamente sarebbe stato anche per il campo dei tumori neuroendocrini una novità assoluta, in quanto ad oggi nessuna terapia tra quelle approvate nei tumori neuroendocrini del tratto gastroenteropancreatico ha mai avuto un vantaggio statisticamente significativo in termini di sopravvivenza globale. Quindi questo sarebbe stato il primo studio e la prima terapia ad averlo raggiunto anche statisticamente. Sul piano clinico, dicevo, non cambia in termini di efficacia, perché questi risultati dell'ASCO di quest'anno sono stati anche un valido aggiornamento della sicurezza e della tollerabilità di questa terapia, dimostrando che anche con un follow-up così lungo il numero di eventi avversi temibili, come possono essere l'induzione di alcune forme di mielodisplasia e di leucemia, è risultato estremamente basso, al di sotto del 2%. E questa è una conferma, diciamo, della tolleranza di questa terapia anche a lungo termine. In generale, quali sono il ruolo e il valore della terapia con radiofarmaci alla luce dei dati presentati al Congresso americano, sia nei tumori neuroendocrini, sia anche nel tumore alla prostata, anche in un'ottica di medicina di precisione? La terapia con radioliganti, come la si vuole chiamare in maniera più corretta oggi rispetto al termine terapia radiorecettoriale, è un tipo di trattamento che ha applicazioni molto varie. Nel campo dei tumori neuroendocrini sicuramente l'Lutezio 177 dotatate è la terapia che ha dato i migliori risultati in termini di rapporto efficacia-tossicità e si colloca in un panorama terapeutico in cui ci sono altre terapie biologiche o terapie anche chemioterapiche meritano una discussione multidisciplinare paziente per paziente. Questo perché i tumori neuroendocrini sono tumori eterogenei, sono tumori con comportamento clinico e biologico differente e perché non ci sono studi comparativi diretti tra le varie terapie. Quindi la terapia radiorecettoriale con lutezio si colloca in questo campo di plurime opzioni terapeutiche, va discussa nei pazienti che hanno tumori neuroendocrini che esprimono alla PET col gaglio i recettori della somatostatina in maniera intensa ed omogenea. D'altro canto, lutezio va a collocarsi oggi anche nei tumori prostatici, in particolare nei tumori prostatici che sono resistenti alla terapia ormonale. E tumori all'ASCO di quest'anno, ad esempio, sono stati presentati i dati di vantaggio in termini di intervallo libero da progressione, ma anche di sopravvivenza globale, di pazienti con carcinoma prostatico resistente alla terapia ormonale, che erano in progressione a linee terapeutiche precedenti, sia chemioterapiche che ormonali, che avevano ricevuto la terapia con lutezio 177 PSMA.
Il PSMA è una proteina di superficie delle cellule prostatiche molto specifica che può essere localizzata attraverso il radionuclide che a scopo diagnostico associato al gallio 68, come succede nei tumori neuroendocrini per il recettore tipo 2 della somatostatina, viene localizzato, viene colorato e quindi lo si rende evidente. Quello è un target, è un bersaglio per la terapia radiorecettoriale con lutezio che si è dimostrata efficace in questo tipo di tumori della prostata.